Non si può negare che andare liberi, senza meta, da sempre ci rende euforici. Ha a che fare con l'idea della fuga. Dalla storia, dall'oppressione, dalla legge, dalla noia degli obblighi. Libertà assoluta. Quaderno e penna in mano, una macchina fotografica per immortalare l'avventura e tanto coraggio. Mattias Canapini, 23 anni di Fano, ha vissuto già molti anni all'estero ed è pronto per ripartire di nuovo. Dopo essere stato nei Balcani, nel Caucaso, in Siria, in Turchia e in altri paesi dell'est Europa, da lunedì 8 giugno ripartirà di nuovo. Questa sarà la volta di Spalato, della Russia, della Mongolia, della Cina e del Nepal. Ma diciamo che io ho pensato a questo progetto innanzitutto per raccontare l'umanità del mondo. Diciamo, l'umanità spesso vista di fretta, con gli occhi spesso da turista e senza integrarsi appieno in una cultura, in un ambiente o una realtà diciamo estranea alla nostra quotidianità. Quindi l'ho voluto chiamare proprio il volto dell'altro per raccontare questa umanità che si incontra lasciando casa. E mi aspetto diciamo di vedere diciamo quasi un mondo a rilento, proprio perché ho cercato di impuntare il progetto su questo aspetto, quindi un mondo a passo d'uomo visto anche col fascino della prima volta. A passo d'uomo proprio perché fino al suo ritorno, previsto per settembre, ottobre prossimi, Mattias utilizzerà solo mezzi pubblici per spostarsi da un luogo all'altro, come treni, pulmini e traghetti. Questo, ha precisato, mi permette di vedere e apprezzare il mondo con lentezza. Vedere la geografia cambiare lentamente, sentire gli odori, interagire anche con una cultura con maggior calma, ecco, un po' in direzione contraria rispetto alla società dove in qualche modo siamo sempre no, più di fretta. Ecco. A sostenere il viaggio e organizzare diversi punti di raccolta cibo è stata la Schnell, un gruppo industriale leader nel settore delle macchine automatiche e software per la lavorazione del ferro da cemento armato. Sì, mesi fa io ho lanciato appunto, come dicevo, questa raccolta fondi sul portale crowdfunding che permette appunto a sostenitori, amici, alunni, insegnanti ecco, di sostenermi con una cifra di 5, 10, 100 euro, come preferivano. Quindi qualcosa si è raccolto lì. Poi c'è stato questo fortuito incontro con la Schnell che oltre appunto a farmi da sponsor ha comunque organizzato degli incontri, dei contatti lungo la strada che comunque saranno presumo utilissimi proprio per capire appieno una realtà lontana e ripeto spesso vista con l'occhio da turista e non come quello da testimone. Ecco. Mattias inoltre ha scritto recentemente un libro intitolato Verso Est che racconta le esperienze vissute negli ultimi 4 anni e racchiude storie, testimonianze, incontri e atmosfere. Testi ripresi dal suo quaderno di viaggio e lasciati volontariamente immutati, ha detto, per non tradire lo stato d'animo provato in quei momenti. Questo appunto per far sapere che dietro numeri e percentuali insomma si nascondono sempre volti, storie e persone come noi. Ecco. Spero che insomma dal nuovo progetto ne nascerà un nuovo libro, ecco, oltre a mostre, conferenze, incontri per raccontare.